Ultimi appuntamenti anche per il campionato europeo Rally, la non fortunatissima serie continentale che comunque racchiude nel suo calendario gare di grande valore e di particolare interesse. Tra queste, con sempre più evidenza, si sta mettendo in luce il Golden Tulip Rally, gara che si svolge nella zona di Hellendoom in Olanda. A dare smalto a questa piccola classica del Nord, quest'anno c'erano anche le Fiat 500 impegnate nell'ultimo atto della loro serie europea, il trofeo 500 Sporting Europa. La vittoria tra le vetture del monomarca è andata all'alessandrino Walter Ballestrero, che ha così chiuso nel migliore dei modi il campionato da lui vinto matematicamente già sulle strade del Rally di Antibes, penultima gara della serie. Ballestrero, già al comando dopo la prima tappa, ha continuato ad aumentare il vantaggio tra sé e i suoi inseguitori anche nella seconda. Una gara anomala, difficile, siamo riusciti anche qua, siamo veramente contenti di essere stati bravi più o meno dappertutto, spero di continuare così. Il suo più diretto rivale in corsa, il belga Larry Coles, si è piazzato a 49 secondi dal vincitore, un distacco particolarmente pesante in una serie che ha visto spesso i primi racchiusi in un fazzoletto di secondi. Al terzo posto ha concluso il tedesco Karl-Heinz Kling, che con questo risultato ha terminato il campionato in seconda posizione assoluta. Il pilota tedesco per il secondo gradino del podio continentale era in lotta con l'italiano Franco De Barba, che però, per problemi elettrici, si è classificato solamente al settimo posto, vedendosi scavalcato nella classifica del trofeo anche da Van der Smed, che sulle strade di casa è stato navigato dal nostro Nicola Arena. L'olandese ha chiuso il rally al quarto posto, staccato di quasi 2 minuti e 30 dal vincitore. Walter Ballestrero, qui navigato da Giovanni Bernacchini, si è così aggiudicato i 150 milioni del premio finale. Amici, siamo arrivati al termine anche di questa nostra puntata, ma prima di lasciarci vi devo dire un sacco di... Tedeschi ed olandesi nel Golden Tulip Rally, uno degli ultimi appuntamenti di prestigio del campionato europeo, conclusosi domenica scorsa in Olanda a Hellendoorn. La vittoria è andata nettamente a Dieter Dipping, che con la sua Ford Escort World Rally Car ha preso la testa fin dalle fasi iniziali della gara. Il pilota tedesco, nonostante qualche problema elettrico, ha concluso con un vantaggio di 1 minuto e 46 secondi sulla Ford dell'olandese Bert De Jooyen e di quasi 2 minuti sulla Toyota dell'altro tedesco Matthias Kalle. Ottima la prova del ligure Andrea Maselli, che con la sua piccola Opel Astra si è piazzato 19° in assoluto e primo della sua classe. Il rally olandese era anche valido come prova conclusiva del trofeo 500 Sporting Europa. Il primo posto fra i partecipanti al monomarca europeo è andato a Walter Ballestrero. Il pilota di Novi Ligure ha così riaffermato la sua leadership assoluta nel trofeo, che si era già assicurata nel precedente appuntamento della serie ad Antibes, e porta a casa i suoi 150 milioni di montepremi. Una gara anomala, difficile, siamo riusciti anche qua, siamo veramente contenti di essere stati bravi più o meno dappertutto, spero di continuare così. Alle spalle di Walter Ballestrero a 49 secondi si è piazzato il belga Larry Coles, mentre al terzo posto ha chiuso Karl-Heinz Kling. Il tedesco con questo piazzamento si è anche aggiudicato la seconda posizione finale nel trofeo. Sfortunata la prova di Franco De Barba, uno dei protagonisti della serie, che si è classificato solamente settimo per problemi elettrici. Al quarto posto ha invece concluso l'olandese Van der Smed, navigato dal nostro Nicola Arena, staccato di quasi 2 minuti e 30 dal vincitore.